Allora, buongiorno. Allora, seduta di giorno 21 luglio. Allora, vista l'assenza del segretario amministrativo, invito il consigliere giovane collegato, consigliere Romano, in qualità di segretario, a chiamare l'appello. Prego, segretario. Grazie Presidente. Frasca Polara. Sì, sono le 13:03. Presente, autorizzo la registrazione. Amore. Presente, autorizzo la registrazione. Di Napoli. Presente, autorizzo la registrazione. Forzinetti. Assente. Gallè. Assente. Governale. Presente, autorizzo la registrazione. Longo. Assente. Palumbo. Presente, autorizzo la registrazione. Romano, sono io presente, autorizzo la registrazione. Schembri. Presente, autorizzo la registrazione. Allora, presidente, sette presenti, no, sono sì, sette presenti, tre assenti. Assenti consiglieri Forzinetti, Gallè e Longo. Allora, grazie mille, segretario. Allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. Allora, passo al punto numero uno, comunicazioni. Allora, vi volevo comunicare che vi ho inviato una richiesta di parere che è giunta quest'oggi dal dirigente del settore tributi. In allegato alla presente trasmette copia della proposta di deliberazione di conseguente progetto regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizioni sospensiva ai fini Itaria 2021 a valere sul fondo perequativo regionale degli enti locali e a valere sul fondo statale di cui l'articolo 6 di decreto legislativo numero 73 della legge 93 del 2021. Volevo esprimere il parere ai sensi dell'articolo 9 del vigente regolamento per il decentramento. Gli altri siti volevano inoltrare motivi di urgenza e detto parere direttamente alla Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza lo scrivente settore. Quindi io vi ho girato il parere. Quindi questa email contenente il carteggio contiene ovviamente la proposta di delibera con i pareri di regolarità contabile, del dirige di regolarità tecnica da parte del dirigente e di regolarità contabile da parte del ragioniere generale. E poi c'è tutta la parte che riguarda la proposta di delibera e poi una serie di atti, diciamo, inseriti nel testo, tabelle contenenti numeri e quant'altro. Sono una serie, un gran quantitativo di allegati. Parliamo di centinaia e centinaia di pagine. Io ora, visto che si tratta di una richiesta di parere urgente, verificherò con il segretario se è possibile fare una integrazione all'ordine del giorno a carattere di urgenza. Poi c'è anche il in coda, c'è anche il parere favorevole da parte del collegio dei revisori. Poi conto di avere anche qualche funzionario del settore tributi. La dottoressa Mandalà, invitata più volte, ha sempre risposto che è impegnata con le attività di ufficio. Speriamo che possa essere invitata anche e possa partecipare qualche funzionario per conto del dirigente. In passato ci ho provato, anche se non ci sono riuscito.
Speriamo che mandino qualcuno anche per il bilancio. Abbiamo invitato il ragioniere, ha detto che non poteva venire, abbiamo chiesto un sostituto, ma nemmeno quello è arrivato. Va bene, allora voi avete avuto questa proposta e quindi potete, questa proposta di libera, quindi potete consultarla. Volevo capire solamente chi fossero i funzionari. L'Amalfa, vabbè, dottor L'Amalfa, quindi casomai si potrebbe invitare anche il dottore L'Amalfa, va bene. Allora, poi vi volevo anche comunicare che vi ho inviato un report statistico. Riguardo alle attività gennaio-maggio 2021 delle postazioni anagrafiche decentrate. Perché ve l'ho girato? Perché questo report, questa tabella, è stato oggetto anche di una discussione con i dirigenti del settore partecipazione istituzionale. Quindi dottore Brucato e dottoressa Arena, quindi è stato oggetto di una discussione in seno a un consiglio straordinario, è stato così detto, del consiglio della quarta circoscrizione, consiglio durante il quale si è dibattuto di questo ordine di servizio, di cui abbiamo già fatto cenno in una precedente seduta, che ordine di servizio che dispone la chiusura solamente per i mesi estivi di due postazioni, la postazione Bocca di Falco, il cui personale andrebbe trasferito momentaneamente presso la postazione di Borgo Nuovo, e la postazione di San Giovanni Apostolo, i cui due dipendenti andrebbero uno presso la postazione di Via Monte San Calogero, postazione Resuttana, e uno presso la postazione Monte Pellegrini. E questo trasferimento consentirebbe anche una riattivazione, seppur parziale, dei servizi anagrafici presso la postazione Monte Pellegrino, perché è bene ribadire che questi dati contenuti in questo report non tengono conto del fatto comunque che la postazione Monte Pellegrino ha un numero inferiore di pratiche, perché è bene ribadirlo per l'ennesima volta, perché purtroppo ci sono casi conclamati diciamo, scarsa considerazione o conoscenza dei fatti, che la postazione Monte Pellegrino non ha un servizio anagrafico da più di un anno. Parliamo di più di un anno e mezzo che l'ufficio anagrafe della postazione Monte Pellegrino è chiuso. Questo è il motivo per il quale vi è un numero inferiore di pratiche rispetto alle altre postazioni. E per quanto riguarda lo stato civile, visto che comunque non si fa una separazione tra pratiche di stato civile e pratica anagrafa, ma si mette tutto insieme, è bene ricordare che lo stato civile, la postazione Monte Pellegrino, vi è un solo operatore di stato civile, quindi con evidenti, diciamo, con un carico di lavoro notevole, e quindi, diciamo, tutte le pratiche fatte, bisogna anche dare atto all'operatore di stato civile, ufficiale di stato civile, di aver svolto questo lavoro in questi mesi con grande senso del dovere. Questo è bene ribadirlo, perché diciamo, non mi permetto di valutare il lavoro
degli altri uffici, delle altre circoscrizioni e delle altre postazioni. E sarebbe anche il caso che da parte delle altre circoscrizioni, da parte della quarta circoscrizione, prima di da parte del presidente, prima di esprimere giudizi sulla postazione Montepellegrino, che a suo dire farebbe poco o nulla, bisognerebbe prima informarsi. Ringrazio il dirigente, dottore Brucato, la dottoressa Arena, che hanno, diciamo, difeso non in modo, diciamo, non come difesa d'ufficio, ma una difesa sentita, il lavoro svolto dalla postazione Montepellegrino e le criticità della postazione Montepellegrino, visto e considerato che i residenti della questo quartiere, ma non solo, lamentano la mancanza di una postazione anagrafica in questo quartiere, ma in tutta la circoscrizione. Quindi da questo punto di vista sarebbe auspicabile evitare questi toni, sarebbe anche auspicabile evitare di addentrarsi in diciamo in argomenti di cui si ha bassissima o scarsissima conoscenza e non si ha nemmeno l'umiltà di, diciamo, informarsi o anche di leggere, perché vi è scritto in questa tabella che la postazione fa solo stato civile, quindi vi è anche scritto che la postazione fa solo stato civile, quindi basterebbe leggere con maggiore attenzione e non incorrere in queste figure davvero poco edificanti e poco istituzionali da parte di un presidente, e quindi da questo punto di vista sarebbe auspicabile evitare questi toni e queste argomentazioni, e sarebbe anche auspicabile evitare di fare, diciamo, la guerra tra poveri, perché tutte le postazioni aperte sono sofferenti, sia che si tratti di anagrafi, sia che si tratti di stato civile, e noi ne sappiamo qualcosa. Quindi da questo punto di vista io penso che ci si debba invece sforzare tutti di trovare una soluzione per uscire da questa emergenza. E il provvedimento che è stato adottato dal dirigente dottoressa Arena e dal dottore Brucato è un provvedimento temporaneo. Si tratta di un provvedimento che ha una validità fino al 30 di settembre ed è finalizzato proprio a evitare che, viste l'assenza del personale per ferie, possano diciamo registrarsi quegli inconvenienti di cui purtroppo siamo stati più volte testimoni relativamente allo stato civile in via Fileti o anche in altre circoscrizioni. Io non so se questo provvedimento risolverà i problemi, ma sicuramente la causa di questo provvedimento è da, diciamo, per risalire alle cause bisogna appunto avere chiaro il fatto che vi è una carenza patologica di personale. Questo è, diciamo, la causa principale di questo tipo di provvedimento, che ha fatto sì anche che la postazione via Fileti ancora non riapre i battenti, nonostante ci siano tutte le condizioni per essere riaperta. So che ieri vi è stata questa seduta alla presenza anche di consiglieri comunali, oltre che dei dirigenti, di alcuni consiglieri comunali, oltre che dei dirigenti, mancava l'assessore. La quarta circoscrizione ha chiesto a gran voce che questo provvedimento venisse sospeso. Io ripeto, non entro nel merito di questo provvedimento che è stato adottato dai dirigenti, però sicuramente quello che bisogna rimarcare è quanto è stato detto da me, anche se in modo magari non perfetto, ovvero sia che è inutile fare una guerra tra poveri, che prima di puntare il dito contro le postazioni bisognerebbe informarsi, e che ci sono territori che sono gravemente sofferenti, perché il territorio dell'ottava circoscrizione
da più di un anno è realmente un'emergenza per quanto riguarda l'anagrafe in città, perché in questo momento in ottava circoscrizione, in questo momento da più di un anno e mezzo, manca una postazione anagrafica decentrata al netto di Viale Lazio e c'è purtroppo stata una sottovalutazione di questa grave anomalia che poi è stata magari alimentata dal Covid e quindi in qualche modo ci sono state altre emergenze, però è evidente che poi i nodi sono venuti al pettine perché i tempi di attesa ovviamente si sono allungati anche a causa diciamo, di un numero inferiore di postazioni rispetto al passato. Quindi bisognerebbe sforzarsi tutti quanti per far riaprire almeno, quantomeno, una postazione anagrafica decentrata in ottava circoscrizione. Ci è stata scippata, uso il termine scippare perché di questo si tratta, la postazione di Via Libertà, la palazzina Liberty, che era assegnata all'anagrafe, ci è stata scippata dall'amministrazione che ha cambiato, diciamo, la destinazione di questa struttura, nonostante nella delibera di giunta del 2015 sia previsto che in Via Libertà, in quella palazzina, ci fosse una postazione anagrafica. E purtroppo non possiamo diciamo fare miracoli, ma quantomeno almeno fare di tutto, fare tutto il possibile per fare riaprire e rendere nuovamente operativa l'anagrafe di via Fileti. Per fare questo ci vuole la buona volontà dell'amministrazione, ci vuole la buona volontà dei dirigenti e ci vuole anche la capacità di mettere attorno a un tavolo, perché questo è uno dei nervi scoperti, il settore anagrafe, quindi l'assessore Giambrone, con il settore delle postazioni anagrafiche decentrata con l'assessore Marano. Perché purtroppo credo che una città come Palermo possa permettersi di avere due settori che si occupano della stessa materia che è l'anagrafe. Solo una città così disorganizzata, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, come Palermo può permettersi di avere un settore anagrafe con un dirigente di settore e un assessore che si occupa del servizio anagrafico di Viale Lazio. E poi abbiamo un altro settore con un altro dirigente di settore e un altro assessore che si occupa sempre del servizio anagrafe, ma in postazioni decentrate. Con il risultato che i due settori non si parlano. I due assessori non sono tenuti comunque a interagire, o quantomeno di fatto non vi è una, diciamo, un'analisi, ecco, del problema dal punto di vista organico, perché è tutto il settore che soffre, i due settori che soffrono, scusate, che sono due settori, anche se si parla di anagrafe, sono due settori. Quindi è evidente che anche la discussione di ieri, in quarta circoscrizione, diciamo, oltre è deficitaria perché mancava anche il settore anagrafico, e quindi parliamo di Viale Lazio. Oltre all'assenza dell'assessore all'anagrafe nonché assessore al personale. E purtroppo questa disorganizzazione, non so se è voluta, se fosse voluta sarebbe realmente grave, e mi dispiace che non ci siano i sindacati che diciamo che puntino il dito per questa disorganizzazione. Perché diciamo, i sindacati hanno anche voce in capitolo in queste vicende dell'anagrafe, perché ogni 3x2 scrivono rispetto alle criticità dei settori anagrafici, ma non mi risulta che scrivino rispetto a questa organizzazione così.
farraginosa. Farraginosa del settore anagrafico, quindi sarebbe appunto il caso che ci si sieda attorno a un tavolo, da un lato l'assessore Giambrone, dall'altro l'assessore Maran, i presidenti di circoscrizione, i dirigenti, per trovare, trovare una soluzione che sia diciamo utile per la città e che sia diciamo a servizio dei cittadini, visto e considerato che ci sono continue lamentele da parte dei cittadini. Non ultimo, ieri vi dicevo del problema legato a questo sportello istituito il pomeriggio a Viale Lazio. Giungono lamentele rispetto al fatto che, nonostante email inviate con inclusa i biglietti aerei o denunce di smarrimento, gli appuntamenti non vengono dati. Così come non viene più fatto il servizio a domicilio per quanto riguarda le persone che sono allettate e che non possono uscire di casa e che sono costrette ad aspettare per avere rinnovata la carta d'identità e per avere un'autentica di firma. È la motivazione per la quale non viene più erogato il servizio di a domicilio è il Covid, cioè stiamo parlando di una regione che da settimane, da un mese è in zona bianca. Stiamo parlando di ormai personale dotato da mesi, da un anno di mascherine, di igienizzanti e di quant'altro. È la causa per la quale, il motivo per il quale non è più istituito il servizio a domicilio, che è un servizio in capo al settore anagrafe, quindi dottoressa Labate, assessore Giambrò, è per cause legate al Covid. Io mi chiedo com'è che sia possibile addurre ancora motivazioni del genere quando gli impiegati sono andati di mascherine, quando ci sono tutte le misure di prevenzione e di precauzione, sia fuori che dentro. Cioè, veramente è una situazione che non è più sostenibile, visto e considerato che ormai è passato più di un anno e mezzo dallo scoppio di questa pandemia, che in un anno e mezzo il Comune di Palermo ancora adduca questo tipo di motivazioni per giustificare la mancata reiterazione del servizio a domicilio nei confronti delle persone fragili, delle persone che non so, che sono impossibilitate, è veramente grave. È veramente grave. Oggi ho letto di un'altra novità legata ai cambi di domicilio. È fresca fresca, l'ho letta poco prima di avviare la registrazione, e magari ora avrò modo di spulciare questa comunicazione, perché chissà cosa si saranno inventati pur di evitare il ricevimento dei cambi di domicilio. Però è evidente che diciamo la situazione oramai ha raggiunto livelli non più sostenibili. Fino adesso abbiamo cercato di comportarci in modo dire signorile e poco, ma è evidente che diciamo i disagi dei cittadini non possono essere più sottaciuti né possono essere ridimensionati, soprattutto se parliamo di persone fragili che non hanno la possibilità di avere rinnovata la carta d'identità o di avere autenticata una firma per le ragioni di cui vi ho appena parlato. Comunque, io vi invito a leggere questo report. Anzi, casomai lo possiamo anche leggere unitamente, e poi io farò le mie valutazioni con l'assessore e con i dirigenti a tutela del personale della postazione Monte Pellegrino, dello Stato civile, ma anche e soprattutto per tutelare e per richiedere a gran voce che venga riaperta la postazione poi Monte Pellegrino, perché e poi mi tacito e chiedo scusa se mi sono dilungato in questa filippica, perché
A questo punto viene quasi il sospetto che questa chiusura della postazione agraria di Monte Pellegrino faccia comodo a qualcuno per continuare a lasciare le cose come stanno ed eventualmente ad additare l'ottava circoscrizione come circoscrizione che è una circoscrizione che fa poco, perché dal presidente Mancata è stato detto l'ottava circoscrizione non fa nulla. Allora, è evidente che forse quanto è stato fino adesso, che quanto è stato detto non è, diciamo, più tollerabile. Quindi, da questo punto di vista, io, una volta finita la seduta e una volta anche sentiti i consiglieri, prenderò carta e penna e metterò nero su bianco questo tipo di considerazioni, perché forse ho il sospetto fondato che questa chiusura faccia comodo per continuare a puntare il dito contro l'ottava circoscrizione. E quindi da questo punto di vista bisogna porre un limite. E mi dispiace che i consiglieri comunali esperti, che hanno esperienza in consiglio comunale, hanno esperienza nelle circoscrizioni, non abbiano anche avuto la possibilità e diciamo per poter specificare alcune cose, tranne alcuni consiglieri, e abbiano invece si siano fatti trascinare in questo tipo di dibattito che non, al quale diciamo non ho preso parte perché non sono stato invitato, sono stati alcuni consiglieri comunali, non so a che titolo, non so se erano i capigruppo, non so se era una commissione, non so quale fosse la natura dell'invito, evidentemente sono stati invitati alcuni consiglieri comunali e forse non altri, questo non lo so. Comunque, chiudo questa filippica, ma diciamo perdonatemi, ma purtroppo per puro caso ho appreso di queste dichiarazioni del presidente Moncata, che sono veramente ributtanti, e quindi era giusto sottolinearlo in questa sede. Allora, scusate, io non ho visto la chat, sono entrati i consiglieri Longo, i consiglieri Longo e Gallè, autorizzano entrambi la registrazione. Allora, desidera intervenire il consigliere Schembri, ho scritto in chat, e poi il consigliere Palumbo. Prego. Grazie Presidente. Io, Presidente, sono veramente sconcertato. Apprendo dalle sue parole e diciamo che non è che mi stranizzo dal fatto che queste parole provengano da un presidente di una circoscrizione, perché ricordo che più o meno tutte le circoscrizioni soffrono. Di determinati tipi di problemi. Naturalmente tutti sanno naturalmente tutti sanno che l'ottava circoscrizione rispetto alle altre soffre da più tempo e soffre maggiormente rispetto a certi problemi, ma che queste affermazioni provengano dal presidente della quarta circoscrizione mi lascia veramente amareggiato. E io dico che se il presidente della quarta circoscrizione ha gli attributi, questo ragionamento e questo tipo di discorsi ce li deve venire a fare in un confronto faccia a faccia o anche in videoconferenza, visto che non ci possiamo riunire. Ma non lo fa, perché è tipico di una persona che tira la pietra e nasconde la mano. Perché lo sanno tutti che noi è da un anno e mezzo, anzi, a novembre facciamo 2 anni che abbiamo questo tipo di situazione in ottava circoscrizione. Sanno tutti quanti incontri abbiamo chiesto per riattivare la postazione anagrafica dell'ottava circoscrizione. Sanno tutti quante problematiche ci sono in Viale Lazio, che ricordo non è, che pur essendo in ottava circoscrizione, non è una postazione anagrafica che fa parte inserita nell'organigramma delle postazioni dell'ottava circoscrizione. E sanno tutti che per motivi di Covid questo tipo di servizio è stato, diciamo, sospeso, e ormai il pretesto per non riattivarlo è il Covid, a distanza, come ha detto bene lei, di un anno e mezzo, con il personale vaccinato, con il personale che ha tutte le precauzioni, però si tollera che in Viale Lazio
fino a stamattina, le persone esasperate dalla chiusura delle postazioni anagrafiche e dalla situazione che si viene a creare sfondano la porta, si assemblino in centinaia di persone all'interno del municipio di Viale Lazio, richiedendo naturalmente l'intervento delle forze di polizia e della polizia municipale, che l'ha dovuti fare sgomberare, sospendendo il servizio per più di 2 ore. Questo viene tollerato, però è colpa del Covid. Ma la cosa, ha detto bene lei, Presidente, la cosa grave è che questo tipo di affermazioni provengano da un presidente di una delle 8 circoscrizioni del Comune di Palermo, che sa la situazione. Io non ci credo che il presidente Moncada non sappia qual è la situazione in 8 circoscrizioni. Gli fa comodo, non so per quale motivo, dire certe cose. E io ricordo al presidente Moncada che lui, quando parla dei consiglieri del presidente dell'8 circoscrizione, si deve sciacquare la bocca con l'aceto, perché si trova davanti persone che dalla mattina alla sera combattono affinché la postazione anagrafica di Via Fileti ritorni a essere a regime, cosa che non per volere nostro, ma per volere dell'amministrazione, non viene effettuato. E sono 2 anni a momenti che noi richiediamo questo tipo. È venuto perfino Striscia la Notizia, che hanno detto che l'abbiamo chiamata noi, cosa che non è vero, perché l'hanno chiamata i cittadini esasperati per la prima chiusura, dopodiché è stata riaperta 2 mesi e chiusa per 1 anno e mezzo. E 2 anni ci hanno pure preso per i fondelli dicendo che sarebbe stata attivata, e me ne assumo anch'io la responsabilità, anche perché queste cose non si possono negare, perché sono state dette anche davanti a consiglieri comunali, che sarebbe stata riaperta una postazione anagrafica in alternativa alla Via Fileti in zona Libertà, detto dall'assessore Mattina, c'era ancora lui. Dopodiché l'assessore Mattina è stato cambiato, questa postazione anagrafica in zona Libertà l'aspettiamo da 1 anno e mezzo, non è mai stata istituita. Noi siamo punto e a capo, anzi abbiamo il posto ma non abbiamo gli impiegati. Che cosa dice il presidente Moncada? Che cosa vuole dimostrare facendo queste affermazioni? Io resto veramente basito. Grazie Presidente. Grazie consigliere Schembri. Ovviamente comunque diciamo la discussione riguarderà l'aspetto della non della, della persona, ma diciamo quanto è stato riferito, è cercare di fare riaprire la postazione Monte Pellegrino, onde evitare che questo tipo di strumentalizzazioni possano ripetersi. E allora, consigliere Palumbo, sì, vuole intervenire, Presidente, per le comunicazioni? Prego. Cercherò di essere breve, anche perché già lei ha esposto abbondantemente, anche il consigliere Schembri, quella che è stata un po', diciamo, la constatazione di questa seduta avvenuta ieri in quarta commissione. Dico, premesso le modalità e determinate affermazioni. Prego. Quarta circoscrizione. Scusi. Dico, premesso che dico, i disagi dell'amministrazione sono all'occhio di tutti, e certamente non è un dibattito del genere che possa portare alla luce quello che è la disorganizzazione dell'amministrazione, specialmente negli ultimi 2 anni, non che prima fosse stata ben organizzata. Non voglio entrare nel merito nelle scelte del sindaco su questo, diciamo, sdoppiamento di delega, che porta ovviamente ad una mancata comunicazione tra gli assessori a ramo. Però farei molta attenzione, anche perché dal punto di vista anche umano, etico, nonché anche politico, perché si rappresenta un'istituzione, lasciare intendere che una circoscrizione lavori di più rispetto a un'altra che lavori di meno, è come puntare il dito su dei dipendenti, tra l'altro pubblici, e quindi potremmo alzare un coperchio del mancato controllo, chiaramente, dei dipendenti, e quindi un dispendio di spesa pubblica. Dico, forse questo il presidente non sa. Mi ha colpito vedere questa registrazione, nella quale può essere che mi sia sfuggito a me, non c'era nessun membro di commissione specifica per quanto riguarda il problema del decentramento. Mi riferisco sicuramente alla Commissione Affari Generali e Organizzazione Amministrativa del Comune, quella un po' più a ramo, non è quella, né quella dell'istruzione, neanche quella all'area verde.
Di conseguenza, questa passerella politica dei consiglieri comunali, io da umile consigliere di circoscrizione, pongo a loro la domanda: avete scoperto ora questa inefficienza nelle postazioni decentrate? Quindi si hanno rimesso i piedi per terra oggi o vogliono cominciare una passerella politica? Chiaramente non tenendo in considerazione che fanno parte di quella stessa maggioranza politica che ci ha portati oggi ad avere un'inefficienza totale e assoluta all'interno della macchina amministrativa. Spero che per l'ottava, dico, la si finisca di voler apparire gli altri primi della classe e l'ottava l'ultimo della classe, perché non è qua in gioco chi è bravo o chi non è bravo. Dico, basti vedere quelle che sono, diciamo, le discussioni in seno al nostro consiglio e vorrei capire se nelle altre circoscrizioni ci c'è una mole, così pesante di atti ispettivi che hanno una determinata piega ed importanza. Poi, essendo circoscrizioni, sappiamo benissimo che, all'interno del consiglio comunale, chiaramente nessuno vuole essere scavalcato dai consigli di circoscrizione, però. Politicamente parlando, posso dire che molti atti ispettivi dell'ottava circoscrizione hanno fatto accendere determinate luci e determinati segnali all'interno della politica della città, chiaramente come diciamo, atti di indirizzo di tutto rispetto. Oggi ci troviamo in una situazione, chiaramente che non è soltanto oggi, ma è da ben 3 anni che la macchina diciamo, comunale ha grandi difficoltà a causa della mancanza d'organico. Ripeto, penso forse i consiglieri comunali di questo non se ne sono accorti, erano impegnati ad altro, comunque non di meno. Oggi c'è un'emergenza, chiaramente i dirigenti hanno provveduto, anche in virtù di una situazione del tempo estivo che porta un po' molti cittadini ad andare fuori città, ad ridistribuire, a riorganizzare il personale. L'unica mia preoccupazione, dico questo, voglio spezzare una lancia a favore della quarta circoscrizione, mi auspico che effettivamente possa essere questo provvedimento realmente provvisorio e che quindi, insomma, alla fine, alla scadenza di questo provvedimento, questi diciamo, dipendenti distaccati dalla quarta circoscrizione possano ritornare nella loro sede. Diversamente, è in capo il lì che deve intervenire la politica del Consiglio Comunale. Devono trovare la soluzione per immettere chiaramente in incarichi dipendenti comunali che sono distaccati altrove, possibilmente che non hanno granché di incarichi, formarli in tempo debito in modo tale da riprendere poi a settembre con una giusta dislocazione di personale all'interno delle postazioni. Per quello che riguarda l'ottava. Inutile che ritorniamo, già lei giustamente presente lo ha detto. Abbiamo subito il furto della cassaforte. Abbiamo fatto come consiglio di circoscrizione una proposta che gli uffici ci hanno rimandato indietro. Hanno perso, credo, se non erro, 6-8 mesi per studiare, progettare, vedere come fare la stanza blindata, non blindata, parete in cartongesso, così via, insomma, per poi andare ad attuare quello che il consiglio dell'ottava aveva già proposto il giorno dopo il furto. Però ad oggi questa cassaforte si è messa lì, però non possiamo chiaramente offrire questi servizi come le altre circoscrizioni possono invece fare. Giustamente ha detto Schembri, ora abbiamo i posti, vabbè, i dipendenti del comune se la guardano perché se non ci si attiva in termini di formazione o di staccare personale idoneo, preposto e formato per l'utilizzo di queste. Di questi accessori, insomma, è normale che siamo ancora fermi all'angolo. Grazie. Allora, grazie a lei, consigliere Palumbo. Allora, ho letto in chat che desidera intervenire anche il consigliere Longo. Prego. Grazie Presidente, il tema è assolutamente interessante e importante, nodale per i nostri territori. È evidente, soprattutto alla luce di questi elementi che stiamo analizzando e che, come lei metteva in evidenza, di cui siamo venuti a conoscenza sostanzialmente per caso, perché
almeno il sottoscritto ha cominciato ad analizzare la seduta sull'argomento soltanto per una segnalazione da parte appunto della presidenza. La presidenza stessa dell'ottava circoscrizione riferiva di, non, di avere assunto conoscenza dello svolgimento di questa seduta del Consiglio della quarta circoscrizione anche lui praticamente per caso, e queste cose non dovrebbero accadere nel momento in cui, come è stato ricordato, la seduta della quarta circoscrizione ha cominciato a fare paragoni, confronti con i numeri delle postazioni decentrate delle altre circoscrizioni. Allora, io volevo così concentrare e sintetizzare alcuni punti. Il primo è che evidentemente, e l'ha messo in evidenza anche in qualche passaggio della seduta molto lunga, perché mi pare che sia durata in tutto un'ora e 30, un'ora e 40, per cui io ancora purtroppo non sono riuscito a sbobbinarla, come si diceva una volta, integralmente, ma ho sentito che la dottoressa Arena, devo dire schiettamente e sinceramente, ha messo in evidenza un dato che ovviamente ormai si palesa in maniera incontrovertibile, cioè che la coperta è corta, che il personale che è distaccato, che è applicato alle postazioni anagrafiche decentrate, è assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno. È sotto gli occhi di tutti che le postazioni vengono sempre più, vengono mano a mano chiuse, disattivate, sempre di più, una dopo l'altra. E intanto però il personale non riesce a essere mai sufficiente per le postazioni che rimangono attive e aperte. In questo tavolo, o in questo ambito in cui la coperta è cosiddetta corta, è evidente che poi comincia a esserci quella guerra tra poveri, quel gioco al massacro di cui parlava il presidente, perché è chiaro che nel momento in cui la coperta è corta, ogni interessato, ogni soggetto interessato tende a tirare la coperta dalla propria parte. Da questo punto di vista, la quarta circoscrizione, che diciamo, è stata oggetto del provvedimento di temporanea, di transitoria chiusura di una delle tre postazioni decentrate della quarta circoscrizione, a fronte di zero postazioni decentrate della ottava circoscrizione, al netto della sede di Viale Lazio, della sede dei servizi anagrafici di Viale Lazio, che deve essere intesa di tutta la città, e tra l'altro sappiamo anche che non è nel cuore dei quartieri dell'ottava circoscrizione, ha avuto modo ed è riuscita, devo dire, da questo punto di vista ha fatto un'operazione particolarmente importante, è riuscita a mettere attorno allo stesso tavolo, oltre al consiglio, anche i dirigenti, il dottore Brucato, la dottoressa Arena, la commissione consiliare del consiglio comunale competente sui servizi anagrafici, e ovviamente dal suo punto di vista ha messo in evidenza quelli che erano i dati, i numeri che potevano andare a vantaggio delle postazioni anagrafiche decentrate che si volevano tutelare della quarta circoscrizione. Questo è nello stato delle cose. Io sinceramente ancora non sono riuscito ad ascoltare il passaggio in cui il presidente Moncada, come è stato riferito oggi qui nella seduta del nostro consiglio, avrebbe addebitato all'ottava circoscrizione di non fare nulla. Mi riservo ovviamente di analizzarla con maggiore attenzione e solo all'esito posso
dare un mio parere e una mia valutazione in proposito. Magari per la non conoscenza dello stato della postazione decentrata di Via Fileti c'è stata sicuramente una sottovalutazione dei dati, un'erronea interpretazione dei dati e dei numeri che, come sempre, sono oggettivi, ma poi vanno correttamente interpretati. L'auspicio, la proposta e la sollecitazione è che l'ottava circoscrizione alzi a questo punto il livello di proposte e di richiesta a tutela non tanto del consiglio dell'ottava circoscrizione quanto dei cittadini dell'ottava circoscrizione, ma anche del bene collettivo, perché sappiamo che le postazioni anagrafiche decentrate dell'ottava circoscrizione venivano quando c'erano, ora non ce ne sono più, ma venivano utilizzate anche da cittadini residenti in altre circoscrizioni. Mi riferisco ovviamente in maniera più importante, più incidente sulla postazione decentrata Libertà, che per la sua collocazione era utile non solo per l'ottava circoscrizione, ma anche per tutti i cittadini di altre circoscrizioni che quotidianamente si trovano a frequentare l'ottava circoscrizione, la zona Libertà, Croci, Politeama, che è una zona non dell'ottava circoscrizione, ma è un cuore pulsante della città di Palermo, e quindi dobbiamo abbandonare queste prospettive e queste impostazioni di tipo nazionalistico, ancor più spinto e ancor più radicalizzato se facciamo riferimento a territori più limitati come le circoscrizioni, e chiaramente avere ben presente che una ipotetica postazione decentrata Libertà nel 2020, nel 2021, così come nel 2019, non ha prodotto numeri, non ha prodotto servizi solo perché è stata chiusa, è ovvio. E quindi un paragone, un confronto del genere non può essere fatto oggi con le postazioni anagrafiche chiuse dell'ottava circoscrizione, e ripeto, mi riservo di verificare e di valutare eventuali valutazioni e interpretazioni dei numeri in tal senso, così come poi la produttività e i numeri relativi alle postazioni anagrafiche decentrate aperte e attualmente attive o che sono state attive nei primi mesi del 2021 o nel corso dell'intero anno 2020, o nel corso dell'intero anno 2019 in cui non c'era il Covid, vanno valutate anche tenendo presente quali forze in campo c'erano, quanto personale era applicato a quella singola postazione decentrata, quanti sportelli lavoravano contemporaneamente, perché è ovvio che se io ho prodotto, ho rilasciato 1.000 carte d'identità in un mese in una postazione decentrata in cui ci sono quattro sportelli aperti, è ovvio che farò i numeri maggiori rispetto a una postazione decentrata in cui magari ci sono solo due sportelli aperti alla cittadinanza o un personale applicato pari alla metà rispetto all'altra postazione. Quindi a questo punto le proposte e le sollecitazioni sono due. Il primo, anche l'ottava circoscrizione deve tutelare, ripeto, gli interessi dei cittadini dei quartieri dell'ottava circoscrizione, ma anche gli interessi collettivi della città di Palermo. E dall'altro lato, eventualmente proporre degli ambiti di discussione e di analisi e di riflessione sull'argomento che abbiano un respiro maggiore e che non siano settari o non siano limitati soltanto a singole circoscrizioni, perché parliamo di una coperta corta che quindi probabilmente
va riorganizzata per essere più efficace a livello amministrativo. Grazie. Allora, scusatemi, allora il consigliere Romano si è scollegato, quindi subentra come segretario il consigliere giovane Gallè. Mi confermate Sì, Presidente. che... Ok. Allora, mi confermate che il segretario è il consigliere Gallè e che il consigliere giovane Romano si è scollegato. Chiedo venia, ci sono altri consiglieri che si sono scollegati? Non mi pare. Allora, quindi io dopo aver ascoltato i vostri interventi, allora posso dire che comunque la parte legata in cui sono fatti delle considerazioni sulle circoscrizioni, in questo caso sull'ottava circoscrizione, e a partire da 1 ora e 14 minuti, credo, sì, da 1 ora e 16 minuti che vi è, diciamo, si fa una disamina di questi dati. E sostanzialmente con quelle considerazioni assolutamente fuori luogo sulla postazione Monte Pellegrino e sulla ottava circoscrizione, che non farebbe nulla rispetto alla quarta circoscrizione. Verrebbe da dire grazie, ci sono 3 postazioni a fronte di nessuna postazione, parliamo di anagrafe, è evidente che i numeri sono sbilanciati. Ma siccome bisogna garantire i servizi in tutte le circoscrizioni e non solo in una circoscrizione a discapito delle altre, sarebbe il caso che anche, diciamo, una postazione anagrafica venisse riaperta, quantomeno una postazione anagrafica venisse riaperta in ottava circoscrizione. In questo caso la postazione di via Enrico Filippi. Detto questo, io non ho chiaro chi fa, quali consiglieri comunali facessero parte a che titolo, cioè se era la commissione o se erano dei singoli consiglieri comunali, perché ho preso atto Sì, di quella commissione. era una commissione, Presidente. Era una C'erano più commissione commissioni, consiliare. c'era la commissione di Caracausi, allora dire di Giaconia, c'era la commissione di Bertolino e di Mattaliano. C'erano più commissioni, c'era il consigliere Chinnici che non fa parte di nessuna delle 2 commissioni. Quindi forse sono stati fatti degli inviti random e mancava, come ha fatto notare il consigliere Palumbo, la commissione settima, che è la commissione che si occupa del personale e dell'organizzazione amministrativa. Del decentramento non so quale commissione si occupi, perché la voce decentramento non rientra in nessuna commissione consiliare, quindi diciamo è un argomento evidentemente jolly o tabù a seconda dei punti di vista che viene appunto utilizzato evidentemente. Come dire, quando capita o quando conviene. Quindi, da questo punto di vista, io ho provato a sentire. Intanto ho sentito la dottore Brucato, la dottoressa Serena, per pregare di inviarmi nuovamente questo report che vi ho girato e sul quale potete ovviamente farvi un'idea. E dopo ho provato a contattare l'assessore Marano per avere un confronto con l'assessore e capire se questo provvedimento verrà mantenuto in vigore o se verrà sospeso. Io comunque aggiungo che, visto e considerato che è stato evocato, interpellato il Consiglio Comunale, sarebbe a questo punto opportuno che il Consiglio Comunale, come si è detto anche ad alcuni consiglieri, diciamo, come dire, venga investito non solo su questo provvedimento che prevede la chiusura temporanea di 2 postazioni. Peraltro, il presidente della Sesta, il collega Maraventano, non credo
che abbia alzato il livello dello scontro per quanto rispetto a questa chiusura di San Giovanni Apostolo. Evidentemente si sono fatte delle valutazioni anche diciamo, per cercare di venire incontro alle esigenze della postazione di Resuttana, visto che comunque vi è una penuria di personale a San Giovanni Apostolo, quindi onde evitare che poi gli appuntamenti vadano come dire, annullati, perché poi qual è lo spauracchio? Lo spauracchio che riguarda il fatto che i cittadini si prenotano, poi trovano una postazione chiusa e sono costretti a fare o il giro delle sette chiese oppure a lamentarsi, a mandare email o a recarsi in viale Lazio o a lamentarsi con i consiglieri comunali o i presidenti di circoscrizione. Quindi si tratta di provvedimenti adottati per cercare di evitare questo tipo di disservizi. E peraltro, 2 settimane fa, 3 settimane fa, è stata convocata una riunione, io di cui vi ho anche messo al corrente una volta terminata la riunione, il giorno dopo, dicendovi quali erano, diciamo, le proposte. Le proposte già erano state avanzate più di un mese fa circa, cioè quella di chiudere temporaneamente, solamente per i mesi estivi, alcune postazioni. E vi è stata una levata di scudi, in questo caso da parte della quarta circoscrizione. Quindi da questo punto di vista nulla di nuovo sotto al sole. Quello che però bisogna a questo punto, e sarà a questo punto mio compito dovere farlo, è investire a questo punto il Consiglio di tutti i problemi, che non riguardano solamente una chiusura per 2 mesi di una postazione, e in questo caso della postazione in Bocca di Falco o di San Giovanni Apostolo, quanto anche le gravi emergenze legate all'ottava circoscrizione, che in questo momento soffre di una grave anomalia. In questo momento, da più di un anno e mezzo, soffre di una grave anomalia. E spero che si voglia affrontare questo argomento in modo istituzionale, e non in modo, come è stato detto, di parte. Ma cercando di affrontare il problema in modo organico, perché non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Siccome siamo sempre stati considerati additati anche al primo cittadino come cittadini di serie A, a fronte che ha comportamenti invece poco virtuosi, a fronte di altri territori che hanno comportamenti virtuosi, mi riferisco alla dichiarazione del primo cittadino sul tema della raccolta dei rifiuti, sull'abbandono dei rifiuti. E argomentazioni che sono state ripetute ad libitum anche ultimamente, che sono state fatte in un'assemblea pubblica, nel corso della quale il primo cittadino proprio ha accusato i cittadini dell'ottava circoscrizione di essere sostanzialmente poco virtuosi a fronte di esempi di cittadini virtuosi che abitano nelle periferie. Allora, questo era doveroso dirlo, e quindi, fatta questa Gli premessa. altro di evadere le tasse, che è ancora più grave. Guardi, io in quella circostanza ho cercato di tutelare gli interessi dell'ottava circoscrizione. Penso che chi abbia assistito a quella riunione si sia fatto un'idea di come sono andate le cose, del comportamento del primo cittadino, del suo intervento fatto senza aver ascoltato gli interventi. Senza aver fatto gli interventi di chi lo ha preceduto. Ma è inutile, diciamo, ritornare su incidenti che purtroppo però continuano a ripetersi e che poi spiegano perché questa amministrazione in questo momento goda di un gradimento bassissimo. Detto questo, non ci sono cittadini serie A e serie B. Allora, a questo punto, evidentemente, noi dell'ottava circoscrizione veniamo considerati forse cittadini di serie B rispetto ad altri territori che hanno delle postazioni anagrafiche operanti nel territorio. Quindi, io farò appunto questo tipo di valutazioni inoltrando appunto una richiesta all'amministrazione, al Consiglio Comunale.
ve la sottoporrò e la sottoporrò anche al giudizio degli altri colleghi presidenti che ovviamente come me si sono dissociati da queste intemerate, da queste fughe in avanti, da questi comportamenti scomposti da parte del presidente della quarta circoscrizione che la butta in caciara e che diciamo, rischia di mischiare le carte, di fare solo confusione e di non risolvere i problemi, perché questo non è un comportamento che si addice a chi presiede una circoscrizione. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché come sono stati condotti quei lavori, non credo che sia, diciamo, una cosa che sia conducente. E se quel modo di condurre i lavori porta a risultati, è evidente che io ne trarrò le conseguenze, non mi piegherò mai a questo tipo di comportamenti, come dire, mi farò ancora di più un'idea di come funzionano le cose malamente in questa amministrazione. Mi auguro che questo tipo di comportamenti non vengano, diciamo, non vengono raccolti e questo tipo di provocazioni non vengono raccolte dall'amministrazione, perché se così fosse sarebbe molto grave. Se così fosse sarebbe molto grave. Ma comunque io continuerò a non cambiare, a non piegarmi a questo tipo di logiche, a questo tipo di ricatti, perché ieri è stato veramente un comportamento scorretto. È stato un comportamento scorretto, mi assumo la responsabilità di quello che dico, nella conduzione dei lavori, negli inviti fatti, invitare chi piuttosto che un altro. Io vorrei capire perché sono stati invitati alcuni consiglieri e non sono stati invitati altri consiglieri. Classico del personaggio, presidente, classico del personaggio, ha detto bene lei, classico del Perché io vorrei personaggio. capire perché Inviti non sono ad stati invitati, personam. perché non sono stati Inviti invitati i ad personam. capigruppo, perché non sono stati invitati i capigruppo del Consiglio Comunale, sono stati alcuni rispetto ad altri, alcuni che quasi tutti erano componenti dello stesso gruppo politico del presidente della quarta circoscrizione. Dico bene? Dico È bene. ridicolo, presidente, Dico bene, è dico molto ridicolo. Quello che ha bene. fatto Allora, Moncala io è vorrei ridicolo. evitare di trascendere e di abbassarmi al livello del presidente della quarta circoscrizione che ha veramente superato ogni limite di provocazione e di comportamento scorretto. Quindi io a questo punto, anche sentendomi con voi, farò le Ma mie. non può andare, Presidente, noi non dobbiamo, in questo dobbiamo essere fermi, dobbiamo essere uniti e io vi dico che questa cosa non la possiamo fare passare, perché il prossimo passo sa qual è? Il prossimo passo è quello che andranno a dire che noi è da 2 anni che abbiamo questa situazione ed è 2 anni che la tolleriamo perché ci fa comodo così, perché è tipico di questi personaggi, questo tipo, perché tutto questo quadro che ha espresso lei non mi lascia a me sorpreso, perché è tipico di questi personaggi e mi aspetto un colpo basso che andranno a dire a tutta la città per a vantaggio della loro campagna elettorale che l'ottava circoscrizione, i consiglieri e il presidente gli sta bene che la postazione è chiusa perché così non hanno rompimenti di scatole, perché è tipico, ha fatto un quadro perfetto, presidente, un quadro perfetto. Sì, per poi dire che il presidente non è riuscito a far aprire la postazione e loro ci riusciranno quando sarà. Presidente, mi scusi, visti i precedenti che si sono appena verificati nelle ultime 24 ore, mi sento di proporre di invitare direttamente la settima commissione per andare subito al nocciolo della questione. Cosa si intende fare in merito alla scarsità di personale da poter distribuire in tutte le postazioni decentrate, poi per quello che riguarda il nostro interesse, chiaramente riattivare un servizio ai cittadini dell'ottava circoscrizione e di quanti altri vorranno usufruirne. Quindi andiamo direttamente alla fonte. Poi sarà la commissione a dire: ragazzi, non è strada che spunta, non riusciamo noi ad mettere in organico o a trasferire da altre sedi, da altri incarichi, personale comunale per le postazioni decentrate. Quindi a questo punto, sentita la commissione specifica, non un gruppo consiliare. E a questo punto se ne prende atto, rimane ufficiale e di lì, insomma, si suggella quello che è palesemente che questa convocazione straordinaria di ieri è stata fatta esclusivamente ad uso personale di una propria posizione personale, a discapito chiaramente del resto della cittadinanza.
Sì, va bene, io sono d'accordo nell'invitare la Commissione, fermo restando che comunque la Commissione non è che gestisce il personale, ha una visione come la nostra, Sì, un abbastanza. atto di indirizzo, però un atto di indirizzo questo lo può fare la Commissione. Sì, sicuramente la Commissione ha più elementi rispetto a noi in merito alla pianta organica e alla dotazione del personale, ma ovviamente oltre alla Commissione, che penso si voglia interpellare come Consiglio Comunale per mettere a conoscenza il Consiglio Comunale, che comunque, come ha detto lei, il Consiglio Comunale sa benissimo quali sono le criticità delle postazioni anagrafiche, perché sanno bene i consiglieri comunali che i cittadini da un anno e mezzo lamentano la mancata possibilità di fare una carta d'identità in tempi rapidi, o un cambio di domicilio in tempi rapidi, o un matrimonio in tempi rapidi. Quindi non è che i consiglieri comunali cadono dal pero rispetto a queste novità. Detto questo, vabbè, la commissione verrà interpellata comunque, diciamo, secondo me, ed è giusto interpellare anche il Consiglio Comunale come presidenza del Consiglio Comunale e anche come capigruppo, perché scusano se interpellati dei consiglieri così, il capogruppo di Italia Viva Chinnici, poi non mancava il capogruppo del PD, mancava il capogruppo del movimento, non so, del Forza Italia, mancava, c'erano alcuni capigruppo, altri no. Cioè, è una discussione fatta così, evidentemente per alcuni consiglieri e non per altri. È opportuno mettere a conoscenza tutti i consiglieri. Tra l'altro impegnando risorse pubbliche, perché in questo caso la seduta chiaramente si inficia come rappresentatività del Consiglio Comunale. Quindi io Io non impegno so, delle risorse pubbliche per pagare un lettore di veramente testa come si per... possa invitare un consigliere comunale a partecipare e non un altro. Cioè, a che No, tizio ora invito? si fa a 360 gradi, invito tutti per accorciare i tempi, ma diversamente invito soltanto una piccola percentuale del Consiglio Comunale, chiaramente ripeto, impegnando risorse pubbliche, quindi pagando un gettone di presenza per, diciamo, una discussione, fermo restando che avevamo i due dirigenti comunali che ovviamente si sono, là hanno, diciamo, difeso la loro posizione e fatto capire che effettivamente non era così come loro volevano rappresentare. Però questi passaggi, a mio avviso, a questo punto, come consigliava Schembri, a questo punto il Consiglio dell'Ottava, e come giustamente ha precisato il collega Longo, dico a beneficio dei residenti, dei cittadini, perché a questo punto, dico, rimangono gli ultimi mesi, però, visto che è da 2 anni che in piena educazione e rispetto istituzionale, l'ottava circoscrizione nella sua figura ha chiesto di risolvere la questione della postazione decentrata. A questo punto, dico, si faranno i giochi d'artificio di fine consiliatura proprio a far comprendere che effettivamente bisogna rispettare i cittadini, in primis offrendogli quelli che sono i servizi di base. Vabbè, io estenderò due righe e ve le sottoporrò, e le sottoporrò anche agli altri presidenti, e ho comunque la necessità anche di rapportarmi con l'assessore che avevo contattato poc'anzi, non sono riuscito, per capire se questo provvedimento viene revocato o meno, perché se viene revocato si fa un tipo di ragionamento, se non dovesse essere revocato se ne fa un altro, perché è evidente che le cose cambierebbero se questo provvedimento venisse revocato in virtù di questa seduta di consiglio della quarta circoscrizione. Da questo punto di vista io ho l'esigenza di scollegarmi per sentire l'assessore e casomai aggiornarvi a stretto giro. Quindi non so se il vicepresidente che è collegato intende proseguire con i lavori. Io vi posso anche ricollegarmi a breve, oppure se desideriamo riaggiornare o sospendere i lavori per qualche minuto e riaggiornarci fra 10 minuti. Presidente, sono le 2:10, non lo so, Va bene. eventualmente ci possiamo aggiornare a domani che siamo convocati. Ci possiamo aggiornare a domani 22 luglio, la seduta è convocata. Sì, è convocata. Va bene. E allora?
Sono le quattro. Io non avevo, no, scusatemi, non avevo nominato i consiglieri, il collegio degli scrutatori. Approfitto per nominare il collegio degli scrutatori. Quindi propongo come scrutatori i consiglieri di Napoli, Palumbo e Amore. Presidente, la saluto io. Ci vediamo domani. Ok, perfetto. Allora, a questo punto si può aggiornare, si possono chiudere, aggiornare i lavori a domani. Arrivederci a domani. Buongiorno, io non so chi si è scollegato.